Fabriano ancora vicino all'Emilia-Romagna, grazie ad un appuntamento dedicato all'arte. Dopo la solidarietà espressa nei confronti delle popolazioni terremotate con il concerto Fabriano per l'Emilia dello scorso luglio, organizzato dall'associazione Fabriano Bella Eventi in collaborazione con Radio Gold, il legame si consolida in nome dell'arte. Infatti, nel corso del weekend, una delegazione di artisti di San Felice sul Panaro, appartenenti al circolo artistico Artificio, sono giunti in città per la mostra San Felice ieri ed oggi, un'esposizione di acquarelli che mostrano come San Felice era prima delle ferite inferte dal sisma. Gli acquarellisti sarebbero dovuti venire a Fabriano già tempo fa in occasione del premio Marche d'Acqua 2012 e del seminario del maestro Pedro Cano, ma il sisma glielo ha impedito. A distanza di 6 mesi ora le loro opere sono esposte presso la Galleria Monumentale del Museo della Carta e della Filigrana. All'inaugurazione, oltre agli artisti emiliani, hanno partecipato Giulia Orlandini, assessore alla cultura di San Felice sul Panaro, e Paolo Bozzoli, consigliere comunale della cittadina emiliana. Il sindaco Giancarlo Sagramola, l'assessore al turismo Giovanni Balducci e Giorgio Pellegrini, direttore del Museo della Carta e della Filigrana. L'inaugurazione della mostra è stata preceduta da un momento di pittura collettiva in collaborazione con gli acquarellisti dell'associazione In Arte, mentre nella giornata di domenica si è svolta la visita del gruppo emiliano nel paese di Belvedere, divenuto modello di ricostruzione. All'interno della mostra sono state esposte anche foto realizzate dal Fotoclub Ice di San Felice sul Panaro e, parallelamente, foto realizzate dal Fotoclub locale Arti Visive, che mostrano Fabriano durante l'emergenza sismica del 1997. Buonasera a tutti, ci troviamo insieme a Paolo Bozzoli, consigliere comunale di San Felice sul Panaro, e a Giulia Orlandini, che è l'assessore alla cultura di San Felice sul Panaro. Allora Paolo, a distanza di 4 mesi dal concerto Fabriano per l'Emilia, che l'ha visto qua per questa solidarietà che Fabriano ha mostrato nei vostri confronti, com'è la situazione a San Felice sul Panaro? Io, dall'esperienza che ho fatto qui, ho cercato di riportare la positività vostra e credo di esserci riuscito. Qui c'è l'assessore che lo potrà testimoniare. E la nostra realtà in questo momento è ancora molto critica, perché ancora abbiamo tanti problemi. Poi voi capite che cosa vuol dire avere il terremoto. Però insomma ci stiamo provando, le scuole sono già su, i bambini vanno a scuola, quindi sono dei segnali abbastanza positivi che la gente sta cogliendo e capisce che si sta lavorando per tutto, per la comunità. Quindi sono, come al solito, sempre molto fiducioso e spero che questa esperienza sia un'esperienza estremamente positiva e ci possa far migliorare per il futuro, proprio come comunità. Assessore, com'è la situazione a livello dei beni storico-artistici di San Felice? Beh, San Felice è un piccolo comune che quindi insomma molto differente dalla cittadina bellissima e piena di storia e di arte come Fabriano. Nel nostro piccolo però il terremoto ha del tutto quasi cancellato quelli che sono i luoghi storici, il nostro castello, il nostro teatro, quelle che erano le antiche mura. Tanto ci sarà da fare e soprattutto bisognerà capire come fare, perché tantissima è la necessità dei finanziamenti. Però io penso che il nostro problema di ripartire a livello culturale non sia solo un problema legato al mattone, ma sia bensì un problema legato alle persone. Quindi è dall'arte che si deve rinascere per collaborare, per trovare nuova linfa e per fare in modo che le passioni in un certo senso siano il volano che ci porti a, se non avere gli stessi luoghi, se non altro a concepirne di diversi per poi condividere quelle che sono le passioni che l'arte ti portano poi a fare. Quindi questo è un augurio. Quindi alla luce anche di un evento come quello di oggi, l'arte può aiutare a ricostruire? Certo, l'arte è importantissima perché non solo permette di mettere nero su bianco quelle che sono le reali capacità di una comunità, in questo caso di un circolo culturale, ma sicuramente l'arte deve essere uno spunto per cercare di recuperare, ricostruire e magari fare meglio. Quindi sì, penso sia molto utile. Grazie, grazie a voi. Siamo qui al Museo della Carta della Filigrana a Fabriano per raccontare, insieme al sindaco Giancarlo Sagramola e l'assessore Balducci, di questa giornata di incontro e solidarietà con il comune di San Felice sul Panaro. Allora, sindaco, che cosa unisce Fabriano e cosa ha San Felice sul Panaro, oltre il terremoto? Intanto credo che ci unisca la voglia di uscire da un evento
che prova una comunità come può essere quello del terremoto. Ci unisce la voglia, l'arte, questa idea che con la cultura si possa affrontare il futuro in maniera originale e diversa. Ci unisce il fatto che ci sentiamo cittadini di questo paese che credono che con la forza del lavoro e anche il fatto di ritrovarci insieme si può ricostruire un percorso che nasce dalla cultura, nasce dalla nostra storia, perché quando uno ricostruisce un paese ritrova le sue radici e questo ritrovare le radici ci dà forza per guardare un po' più lontano, perché si dice Epicuro che un uomo senza storia è un uomo dimezzato, è un cittadino dimezzato, e recuperare la nostra storia, la nostra cultura ci fa guardare avanti con più fiducia. Adesso siamo con l'assessore Balducci. Assessore, cosa c'è nell'arte che può unire Fabriano e San Felice sul Panaro? Cosa rappresenta l'arte? Beh, io credo che rappresenti quella manifestazione esteriore di solidarietà e di vicinanza tra comunità che hanno subito in tempi passati noi e purtroppo stanno vivendo nei tempi presenti un dramma, che è quel dramma legato a un evento calamitoso dal quale diventa difficile uscire se si rimane soli. Questo per noi, diciamo, creare questo evento, questa opportunità, significa far sentire ai ragazzi, chiamiamoli ragazzi, di San Felice sul Panaro, che le nostre comunità sono vicine, che c'è la solidarietà. Io adesso vedevo le foto di 15 anni fa, le nostre foto del terremoto di 15 anni fa. In alcune situazioni facevo fatica a riconoscere i luoghi, devo essere sincero. Questo significa che dal punto di vista della ricostruzione, la ricostruzione fisica può portare benefici, ma la ricostruzione parte prima dal sentimento, dall'umanità, da ciò che ti circonda e da chi ti è vicino. Per cui penso che in questo senso l'arte sia l'eccellenza, per cui unirsi nell'arte, unirsi nel Museo della Carta e della Filigrana con l'acquarello, cioè con un supporto di cui noi rappresentiamo la storia, e in qualche maniera regalare un po', far coinvolgere loro nella nostra storia e far sentire a loro che la nostra città e la nostra storia è vicina a loro. Benissimo, grazie a tutti e buon proseguimento.